Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì 30 ottobre e come di consueto il martedì parliamo di periferie. Prima di partire con la nostra puntata però voglio ricordarvi che sono ancora aperte le votazioni per i Milano Storytelling Awards, mancano pochissimi giorni alla chiusura, potete votare i vostri preferiti nelle 9 categorie in gara, vediamo subito quali sono i candidati. Questi sono i candidati, potete votare ancora fino al 5 di novembre, dopodiché ci vedremo il 16 novembre al Teatro Guanella per la serata finale dei Milano Storytelling Awards. Ve lo dicevo, oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie, oggi è Focus Periferie e come di consueto con noi Walter Cherubini. Buongiorno Walter di Consulta Periferie Milano. Buona giornata, ben ritrovati. Buongiorno Walter, oggi sei da solo, ma insomma i temi non mancano, anzi, siamo a pochi giorni dalla presentazione del piano quartieri, così non voglio chiamare Piano quartieri, sì. piano quartieri. Il sindaco sale in un pomeriggio, venerdì 26 ottobre, in diretta streaming dal Teatro del Burattino, insomma una di quelle occasioni, delle grandi occasioni, forse perché finalmente qualcosa si muove e lui che aveva le deleghe alle periferie, chi ha la delega alla periferia, insomma, ha presentato questo piano da 1 miliardo e 600 milioni. 1.600.000.000, un piano pluriennale, da qui diciamo così, alla fine del mandato, ma anche oltre, perché tutta una serie di interventi potrebbero anche scavallare quella che è l'attuale sindacatura. Appunto, 1.600.000.000, di cui 1.234 già impegnati e 382 invece da localizzare. Insomma, sono cifre veramente esorbitanti. Se pensiamo, mi ricordo quando parlavamo dei famosi 18 milioni del piano, siamo, cioè, bazzecole qua nel confronto. Da dove saltano fuori questo miliardo e mezzo e più? Ma innanzitutto il sindaco Sala ha posto l'attenzione su questo è un piano di riordino e quindi c'erano dei vecchi progetti, c'erano dei vecchi impegni, ci sono dei nuovi impegni, dei nuovi progetti, si è cercato appunto di sistematizzarli, articolandoli zona per zona e quindi rispetto al piano periferie, siccome questo riguarda tutta la città e quindi chiamarlo piano quartieri, è una visione adeguata. La logica è stata anche quella di una sottolineatura sul tema delle periferie, perché per esempio qualche organo di stampa ha attribuito a Sala l'affermazione superiamo il concetto delle periferie. Sì, superiamo il concetto delle periferie a tendere, se poi uno va a vedere quello che ha detto il sindaco, ha detto in particolare è inutile. È anche sciocco dire oggi che le periferie non ci sono più. No, 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 ha detto, le periferie ci sono. È questo qui. Il tema qual è allora? Che nella logica appunto del piano quartieri, in cui ciascun quartiere deve avere una pari dignità e un'attenzione, e quindi c'è questa visione complessiva. Ma il fatto che le periferie piuttosto che il centro siano composte da quartieri che hanno loro storie, nessuno l'ha mai messo in discussione e quindi c'è invece questo tema, le periferie chiamiamoli quartieri, ma le periferie sono composte da quartieri, il problema è che hanno tutta una serie di necessità e anche una visibilità diversa, le periferie sostanzialmente non hanno visibilità. L'altra operazione che è stata dichiarata è quella di
mettere a fattor comune della cittadinanza quelli che sono gli impegni dell'amministrazione comunale. Infatti. Nel senso che a Milano di cose se ne fanno, se ne sono state fatte, se ne faranno. Il problema è che non c'è mai una visione complessiva per 100.000 motivi. Invece la logica che è stata presentata è stata quella: bene, noi dichiariamo, l'amministrazione comunale dichiara lo scopo e dichiara l'obiettivo, e quindi anche i cittadini possono un attimino diventare degli interlocutori, degli stimolatori, persone che dicono: vabbè, ma allora avevi detto che avreste fatto questa cosa qui, la fate o non la fate? Questo qui anche nella logica di un giudizio elettorale, ma questo è un altro tipo di discorso. Ma come piano che cosa viene fuori? Cioè, cosa tu hai riuscito a guardarlo un attimino, so che è appena uscito, che cosa viene fuori, che disegno di Milano viene fuori da questo piano? Ma il tema del disegno, è chiaro che anche in questa trasmissione noi lo guardiamo con un'ottica periferica. Appunto, oggi ritorno a ripetere, è inutile e anche sciocco dire oggi le periferie non ci sono più. Quindi vorremmo veramente sgomberare il campo da tutte quelle affermazioni che più volte vengono fatte, chiamiamole così, chiamiamole cosà, le periferie non ci sono, perché questo qui non è una verità. No. La verità è che le periferie ci sono, e abbiamo detto, associare al termine degrado periferia è sbagliato concettualmente, perché allora vuol dire che prima faccio emergere il degrado, poi lo chiamo periferia e poi gli corro dietro per sanarlo. Solamente che generalmente il degrado è molto più veloce della rincorsa che facciamo noi e ci precede sempre. Allora il tema è esattamente quello di anticipare. Ecco, questo piano anticipa qualcosa secondo te o è ancora una rincorsa? Per il momento credo che sia una rincorsa. No. Il piano periferie che era stato presentato e implementato, oggi va ancora implementato e va strutturato, perché c'è l'impostazione di avere una visione unitaria dell'azione. Allora, avere una visione unitaria dell'azione è importantissimo. Nello stesso tempo bisogna vedere anche quale strumentazione si dà per una visione unitaria dell'azione, ma soprattutto per una realizzazione, perché il tema è esattamente questo, cioè se le periferie che sono lontane dal centro, dal centro piano decisione, quartieri, visione unitaria dell'azione, come la definisce? Esattamente, infatti. Una visione unitaria dell'azione. Cioè, mi viene da dire, finalmente forse, ma te l'ho ascoltato un po', dai Walter, diciamo la verità, cioè che noi abbiamo sempre detto che benvengano i progetti, benvengano le sperimentazioni, tutto, ma bisognava creare qualcosa che sia più un discorso proprio di messa in fatto comune, di visione unitaria, che tutti gli attori si parlino insieme per poi creare il meglio, a quel punto appunto per la periferia o per un altro quartiere poco cambia, nel senso che proprio per la città, forse qualcosa, allora insomma la direzione è quella, sembrerebbe, no? Ma noi come Consulta Periferie di Milano in questi 13 anni abbiamo cercato di fare un'opera di sensibilizzazione, di promozione e anche di iniziativa, perché è proprio alla luce dell'iniziativa che una serie di, in particolare di associazioni, facevano e fanno tuttora, prima della costituzione di Consulta Periferie Milano, quindi ante 2005, che abbiamo cercato di dare questa visione complessiva. Nella consapevolezza, crediamo noi, che Milano abbia tutte le risorse per rispondere alle esigenze. Il problema è che ciascuno fa un pochettino da sé. E quindi chi emerge, emerge, va avanti, e chi non riesce sta indietro. Siccome si vede che Milano, che a Milano si riesce ad emergere, è chiaro che diventa anche attrattiva Milano. No. Diventa attrattiva, rischia di diventare una città di eventi, di grandi progetti. Il problema invece è passare da quelle che sono le sperimentazioni e i progetti, affiancare quello che è la gestione. Perché anche le case popolari sono state fatte, sono stati anche investiti nei vecchi piani di quartiere
è ancora in itinere, 250 milioni di euro, quindi parliamo anche di cifre importanti. Però il problema è che è quasi come se non fossero stati investiti, perché poi i problemi sono rimasti tutti, cioè rispetto all'intervento quindi progettuale e realizzativo, manca quello che è l'accompagnamento gestionale. È chiaro che l'accompagnamento gestionale ha bisogno di tutta una serie di cose, come nella propria famiglia io mi posso occupare del vaso dove ho il basilico, no? Però se ho la cucina che non mi funziona, non educo i figli, non lo porto a scuola, non penso che stia al caldo, cioè ci sono tutte queste cose da mettere insieme. E in una grossa città, anzi in una città, in una metropoli, seppur piccola come Milano, ma è sempre una metropoli, è chiaro che non può funzionare una testa che fa tutto. E quindi c'è il tema della organizzazione dell'amministrazione comunale, se è organizzata a rispondere a queste esigenze. C'è un tema della burocrazia, ma il tema della burocrazia è anche legato al tipo di organizzazione comunale che si fa. Viene a dire però, insomma, imparare, riuscire a fare un'operazione politica, anche poi amministrativa, anche su una città come Milano, appunto, non è per niente semplice, perché è una metropoli, seppur piccola, comunque una metropoli. Adesso ti lancio l'assist, dico, servirebbe quasi quasi andare a scuola, cioè servirebbe una scuola che ti insegni a fare meglio un'amministrazione per una città così come Milano. Ma io direi, ed è stato anche l'esito un pochettino dell'ultimo incontro di A Scuola di Periferia che abbiamo fatto a Niguarda, nell'ambito di quel ciclo Test Niguarda per le periferie. In questo caso, esempio, il Test Niguarda del comune, che fine fa? È dentro, fuori? Verrà rivisto? Come funziona? Va avanti per vita propria? Credo che il test vada avanti. Il piano periferie, meglio, il piano quartieri eredita un pochettino quello che era l'impostazione del piano periferie, ma come impostazione poi da come era stato impostato, come è stato impostato questo, entra molto nel dettaglio. Qui si entra molto nel dettaglio, infatti ci sono direi centinaia di interventi. Dove possiamo vedere tutti questi interventi? Allora, immagino il comune, allora tutti questi interventi innanzitutto verranno presentati zona per zona nelle tre prossime domeniche successive di novembre, in particolare l'11, il 18 e il 25, un incontro per ciascuna zona, verrà fatto in singole scuole, dove dalle 9.30 alle 12 della domenica, quindi chi vuole può andare, uno, ad ascoltare quali sono gli interventi, e due, può intervenire, no? Proponendone degli altri, chiedendo cose, perché il tentativo che viene fatto è quella di una progettazione partecipata. Una progettazione partecipata, diciamo così, che era stata avviata adesso con le iniziative del bando alle periferie, però anche in precedenza con precedenti iniziative che erano legate al bilancio partecipativo, anche se erano iniziative molto, molto ridotte come quantità monetaria, perché appunto si parlava di il primo bilancio partecipativo 1 milione per ciascuna delle zone, nella seconda edizione del bilancio partecipativo 500.000. Ecco, qui la situazione è lievemente diversa, però è tutta da costruire, no? Perché sicuramente il bilancio partecipativo e anche il bando alle periferie hanno innescato il tema della progettazione partecipata. Però in verità era legata a singoli aspetti. Qui il tema è quello di dare una visione e un'azione complessiva. Allora l'azione complessiva deve essere anche strutturata e ci devono essere anche degli strumenti. Il primo strumento sicuramente è quello della comunicazione, però poi ci vuole una operatività. Allora qui finisci pure. No, qui si innesca in questa operatività qual è l'organizzazione dell'amministrazione comunale, cioè se l'amministrazione comunale è adeguata a fare questo oppure no. E su questo
Vabbè, c'è il dibattito in corso, noi abbiamo una posizione abbastanza chiara che dice che bisogna restituire ai territori i centri amministrativi che erano stati usurpati. Infatti, spieghiamo bene questo punto. Appunto, scuole di periferia è anche un momento in cui vengono fuori proposte, in cui si impara ma si insegna anche, insomma, spesso te dici i quartieri ci insegnano tanto, le periferie stesse ci insegnano tanto e ogni volta impariamo qualcosa di nuovo. Beh, giusto? Certo, ricollegarmi a quello che dicevo prima, poi mi sono un attimino divagato, no? Hai fatto bene a richiamarmelo. Allora, nell'ultimo incontro abbiamo parlato dell'abitare popolare. Ottimo. Presenti anche i livelli, diciamo così, associativi del territorio, ma c'era presente per esempio tutto, diciamo, al gran completo la dirigenza del municipio 9, perché c'erano il presidente e due assessori su tre, quindi il municipio 9 abbiamo visto che segue con attenzione e costanza questo tipo di iniziativa e diventa partecipe. In precedenza avevamo parlato appunto del municipio enti utili. Allora, sull'abitare c'era anche la presidente della commissione casa ERP del comune di Milano, Simonetta D'Amico. Ecco, questo per dire che gli incontri che facciamo vogliono essere sempre non un raccontiamoci su tra chi così non sappiamo che cosa fare, no? Ma il tentativo è quello di mettere a fattor comune le esperienze del livello istituzionale cittadino, del livello istituzionale locale, per cui i municipi, e anche di chi opera sul campo. In questo caso, per esempio, sono intervenuti anche rappresentanti del comitato di gestione, di autogestione meglio, delle case popolari della Ca' Granda. Ecco, dove anche loro hanno dato un certo tipo di visione delle cose, no? E quindi si è cominciato a mettere a fattor comune delle impostazioni diverse che rimangono sempre un pochettino a sé stanti. Invece è utile che si mettono a fattor comune i giudizi e si individuano anche dei percorsi poi operativi, perché a scuola di periferie vuole mettere a fattor comune queste impostazioni, nello stesso tempo vuole però tracciare un metodo di approccio. Come anche importante era stata la divulgazione, la comunicazione di un modo di gestire l'abitare che per esempio fa ormai da oltre 100 anni quella che oggi la cooperativa Abitare, che ha uno dei punti di gestione a Niguarda e che gestisce a Milano 2700 appartamenti, creando spazi per la cultura, per i teatri, per il doposcuola. Quindi, rispetto a una gestione delle case popolari dove abbiamo innumerevoli spazi vuoti, no? Circa 900, lì abbiamo un insegnamento da parte di una cooperativa che gestisce l'abitare, gestisce case popolari e riguarda come fossero quelli della Ca' Granda, sì. Che però utilizza gli spazi al servizio dei residenti, sì, e anche del quartiere in un'altra modalità, non li lascia vuoti. Allora qui c'è da imparare. Qui c'è da imparare anche perché, insomma, questo tema, il tema dei vuoti, il tema della gestione dello spazio, il tema anche della gestione dello spazio e del farne valore, è un tema che abbiamo spesso e volentieri toccato, soprattutto quando si cerca di fare valore commerciale o valore monetario su spazi magari già assegnati o su spazi che comunque erano assegnati ormai da tempo ad associazioni, fondazioni, insomma, e ogni tanto si va a creare il problema, cosa che è successa ad esempio, per fortuna rientrando in parte il problema, con il circolo Perini di Quarto Giaro, giusto? Ma la Fondazione Carlo Perini, già circolo culturale Carlo Perini. Ma diciamo, potremmo dire così, tutto bene quello che finisce bene? Punto di domanda però. Perché? Perché la vicenda della Fondazione Perini, la ricapitoliamo per chi non avesse assistito in precedenza. È stato un percorso tortuoso e problematico degli ultimi 5 mesi, dove la Fondazione Carlo Perini, che svolge l'attività nel quartiere di Quarto Giaro ormai dal 1962 con benemerenze civiche del Comune di Milano, Ambrogini e quant'altro, gli è stato detto: guardate, dovete liberare in locazione alcuni locali all'interno di una struttura, di un edificio comunale dove sono presenti sia servizi comunali sia altre realtà. Gli è stato detto: guardate che siete a scadenza del vostro contratto di locazione e dovete lasciare liberi i locali. Allora,
Com'è la situazione adesso? Invece, la situazione... no, scusa, anzi, no, prima della situazione è questa. Perché avviene questa situazione? Cioè, perché a un certo punto viene appunto detto ho bisogno di quei locali? Come se fosse, cioè, una qualsiasi... Allora, qui il Cioè, già se fosse qualsiasi affittuario, già comunque fatti uno scrupolo. Ma qui non è un qualsiasi qui affittuario. il problema è proprio avere una visione unitaria dell'azione. È chiaro che se io da una parte con il bilancio partecipativo, i bandi alle periferie, sollecito la cittadinanza e le associazioni a farsi carico di problemi, realizzarlo, do anche dei finanziamenti, do anche tutta una serie di locali per fare queste cose, perché sono stati alcune centinaia di locali che in una maniera o nell'altra sono già stati assegnati a associazioni proprio come presidio territoriale di iniziativa. Dall'altro però, con l'altra mano, che cosa faccio? Dico, in nome della valorizzazione delle proprietà comunali, io richiedo perché il caso del Perini è il caso che è emerso in maniera più eclatante, ma riguarda tutti coloro che operano, in particolare, diciamo noi, nelle periferie, sono centinaia. Che cos'è che gli viene detto? Guardate, liberate i locali perché noi li dobbiamo mettere a bando, perché dobbiamo cercare di recuperare più soldi, tenuto conto che il Perini paga l'affitto per questa cosa, non è lì gratuitamente. Infatti, Per fare ricordiamo un'iniziativa, sempre questa cosa, cioè che non è cioè per che... fare un'iniziativa per il territorio auspicata da tutti, di ricerca, di cultura perché anche molti studenti universitari che fanno le loro tesi vengono alla Fondazione Perini a recuperare le documentazioni perché ha un archivio enorme, proprio di documentazione periferica, e quindi vengono per fare le loro tesi. Quindi c'è questa osmosi anche, e in tutta questa bella vicenda, chiamiamolo così, si inserisce qualcuno che dice: sai che cosa c'è? Te ne devi andare, devi liberare tutto perché noi dobbiamo fare altro. Allora, il tema è rientrato e dobbiamo dire, da una parte, grazie all'attenzione del Consiglio Comunale, da una parte, e grazie anche all'iniziativa del Municipio 8 che è riuscito a giostrare e anche a trovare delle soluzioni. Delle soluzioni che però sono particolari, sono del momento. Allora, il problema è che se noi vogliamo avere una visione unitaria dell'azione, dobbiamo tenere conto che l'amministrazione comunale, se vuole da una parte incentivare l'azione, non può dall'altra parte andare a dire: adesso tu che ti ho incentivato e che stai facendo l'azione, prenditene, devi andare dai luoghi dove ci sono. Tenuto conto che l'amministrazione comunale ha tanti, l'amministrazione comunale o indirettamente, per esempio, metropolitana milanese, ma noi diciamo anche Aler, ha 900 spazi commerciali e artigianali che sono vuoti, no? Dove, per esempio, l'Unione Artigiani li ha anche richiesti per dire: bene, ci mettiamo iniziative. Però sono tutte cose che vanno un pochettino, ognuna per i propri canali. Allora, l'idea di mettere a fattor comune e tutte queste iniziative, di fare un'opera di riordino, è sicuramente interessante, ma non solamente per le cose che si andranno a fare, ma per chi sta già operando, perché altrimenti è un riordino, diciamo così, di cose che verranno fatte, però manca l'aspetto gestionale. L'aspetto gestionale lo si può fare anche oggi, è come quando noi chiediamo a associazioni: promuovete iniziative, e però che cosa fa, per esempio, il comune? Anzi, meglio, il comune mette a disposizione degli strumenti di propria pertinenza affinché chi fa iniziativa Proprio possa attività. comunicarlo agli altri, ai cittadini, e i cittadini possono anche venirne a conoscenza. Per esempio, se io faccio un incontro culturale e ho la possibilità in uno dei mercati comunali di affiggere una locandina in maniera regolamentata, è chiaro che anche il cittadino che va al mercato comunale può vedere. Se poi posso farlo su una bacheca dedicata sotto i mezzanini delle metropolitane, tutti coloro che utilizzano le metropolitane possono andare a vedere che: oh, guarda, c'è questa iniziativa sotto casa mia, non lo sapevo, domani ci vado. Allora, o noi facilitiamo, altrimenti il tema di una visione unitaria dell'azione viene a mancare. Allora è questo che bisogna implementare. A scuola di periferie, uno dei temi della comunicazione è stato sicuramente, ma ormai dal 2000,
è dal 2012 che a vari livelli dell'amministrazione comunale suggeriamo, però ci sono sempre delle altre priorità, sembra. Poi è una materia un pochettino divisa tra vari settori. Sì. E quindi questo è il tema, proprio mettiamo insieme, perché altrimenti sono buone idee che però rimangono quelle che sono. Allora, siamo quasi in chiusura, Walter. Ti chiedo, appunto, prima di chiudere, appunto, queste soluzioni vanno trovate, vanno messe a regime, come diciamo sempre, vanno trovate delle... vanno cambiate le regole, molto probabilmente. Insomma, si ha sempre paura, sì, si ha sempre paura di questa cosa qua, no? Noi abbiamo dei processi burocratici che non sono dei processi, sono competenze. Io ho la mia competenza, intervengo su quello che è la mia competenza. Poi uno deve avere magari un'autorizzazione e deve avere 37 passaggi e deve seguire questi 37 passaggi. Invece il tema è, bene, noi che, qual è l'obiettivo a cui ci poniamo? Che ci poniamo? È arrivare qui? Bene, allora dobbiamo canalizzare quelle che sono le risorse comunali, in termini di uffici, di funzioni e quant'altro, e canalizzarle. Cioè dire, se questo è l'obiettivo che abbiamo, favorire la partecipazione, noi dobbiamo costruire gli uffici e il percorso burocratico in maniera tale da favorire la partecipazione. Alcune esemplificazioni ci sono oggi, perché per esempio anche per la tutela di piccoli spazi verdi e quant'altro, quindi ci sono, cioè si può fare. Uh-huh. Il problema è che viene fatto per situazioni particolari e invece si dimentica la generalità dei casi. E quindi magari si dà a qualcuno uno spazio per fare un'iniziativa e poi a tutti quelli che fanno iniziative negli spazi comunali si dice sapete che cosa c'è, dovete lasciare libero gli spazi. Va bene, allora vado a prossimi appuntamenti. C'è qualche appuntamento che a breve con scuole di periferie? A scuole di periferie diciamo che siamo dal 15 in poi. Okay. Abbiamo gli ultimi incontri che fanno parte ormai di quasi 30 lezioni che abbiamo fatto da quando abbiamo avviato la cosa, poi continueremo nel 2019 dove gli argomenti sono trattati. Vediamo infatti adesso qui il calendario. E quindi ci sarà un focus proprio sulla progettazione partecipata, la partecipazione, un focus lo faremo sugli ambrogini. Ah. Perché gli ambrogini sono sempre un tema piuttosto contorto. Noi ci permettiamo di dire questo: se Milano ha riconosciuto in particolare associazioni questo titolo, poi si dice ma molte sono scelte politiche, non sono così bravi, va bene, no? Però no. Sicuramente sono realtà che fanno delle cose. Allora, perché non li chiamiamo di volta in volta, dato che abbiamo detto che sono da comunicare alla città le loro iniziative? Sono le eccellenze di Milano, no, in teoria? Pratica dovrebbero essere esattamente così. Perché non li chiamiamo periodicamente su varie tematiche? Ecco, ma questo qui ne parleremo più diffusamente. Perfetto. Dopodiché faremo un po' la conclusione di questa prima parte, di questo percorso latere che abbiamo chiamato test di guarda per le periferie, che quindi è distinto dal test di guarda promosso da Confcommercio unitamente al Comune di Milano. Della serie test di guarda, siccome per le periferie, a che punto siamo? Perché sono state molte le richieste di vabbè, ma questo test di guarda che cosa accade? Magari proprio in questa opera di comunicazione che l'amministrazione comunale ha intenzione di fare e farà in questo percorso, si può associare sicuramente un focus particolare sul test di guarda, dato che riguarda tutte le periferie, che richiamo. È inutile anche sciocco dire oggi periferie non ci sono più. Così quindi dice sono il un tema all'ordine del giorno, poi come ha detto Renzo Piano, attendere appunto l'amministrazione cerca di superare il concetto. Renzo Piano ha detto che, ma l'aveva già detto un po' di lustri fa, è il tema dei prossimi 30 anni, come precedentemente c'era stato il tema dei centri storici che sono stati rivalutati e quant'altro. E quindi è chiaro che iniziative come faremo comunque il 24 in Biblioteca Rara, riprendendo un'iniziativa che già stiamo promuovendo, che è quello del Bello di Milano, no? A partire dal Cavallo di Leonardo, che è sconosciuto e non è nemmeno segnalato. Da questo punto di vista è interessante allora l'iniziativa che sta promuovendo il Municipio 2, che ha lanciato un bando proprio per la segnalazione di luoghi di interesse zonale. Ecco,
Mettere a fattor comune e una visione unitaria dell'azione vuol dire che se uno in una zona fa una cosa interessante, diventa formato di esportazione nelle altre zone, con un coordinamento magari anche invece cittadino. Come se si parla solo delle cose magari negative, si parla invece di una fontanella allora, torta e non si parla di questo, proprio perché quello è il problema. Il tema Milano. Periferie l'ha voluto tenere in capo il sindaco e quindi è stata costruita una direzione anche periferie dedicata e sono esattamente queste cose da sviluppare. Perfetto Walter, ricordiamo che poi sul sito consulta periferie Milano, no, periferiemilano.com si trova tutto il vostro lavoro. Stiamo decennale, ultra decennale, tante di queste proposte di cui parliamo spesso, lì si trovano già le varie proposte, mi ricordo quella sulle bacheche, un'idea molto interessante. Sì, ci sono delle proposte. Insomma, ci sono delle proposte interessanti e non solo, lo dice sempre Walter, criticando anche quello che facciamo, dicendo basta con lo storytelling e basta, no? Basta sempre raccontare e noi diamo un premio a chi racconta, va bene, ma parliamo di cose concrete ed è giusto infatti che sia così. L'azione di consulta periferia Milano è un'azione politica, vuol dire è un'azione politica che dice alla politica questi sono i temi, cerchiamo ci diciamo, una soluzione. Allora, ci diciamo a noi, noi diciamo chi si deve occupare delle periferie, in primo luogo ce ne dobbiamo occupare noi. Abbiamo detto facciamo consulta periferie Milano, infatti. In primo luogo ce ne dobbiamo occupare noi. Se poi ci saranno altri che se ne occupano anche loro, bene, noi non meglio vogliamo ancora la nostra sola, no, allora, e beata unicità, no. Il tema è proprio quello di allargare la città, è per questo che è nata Consulta Periferia Milano. Perfetto Walter, allora davvero grazie mille per la puntata di oggi, è stato un bel riassunto e soprattutto interessante seguire da vicino questo piano quartieri. Noi ci vediamo martedì prossimo come sempre qui a raccontare di periferie. Grazie mille Walter, buona giornata. Altrettanto a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna domani sempre qui in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.